c'è una casa abbandonata dove si è detto che ci sono tipo mostri, fantasmi. Allora, questa apre probabilmente la porta, ok? Quindi, pronte? Andiamo? Ma sei sicura se c'è qualcuno? Ma che c'è qualcuno? Va bene, c'è tutto nulla qua dentro. Ragazzi, voi avete sentito qualcosa? Cosa hai visto? Un mostro che sta ballando pa pa pa. Ragazze! Ciao Ida! Ciao! Guardate un po' chi è arrivata! Ascoltatemi! Vi devo chiedere una cortesia. Posso chiedervi un favore, Nicole? Sì. Mi raccomando? Mm-hmm. Allora, io devo andare al lavoro, sono un po' impegnato. Quindi vi lascio qui, Ilari. Ma mi dovete promettere una cosa, questa è l'ultima volta. No, single bear. Posso parlare? Scusami, Adesso ma ti sembra il momento di cantare la canzone di Natale? Ma poi non è nemmeno Natale. Comunque, dicevo, se combinate anche oggi qualche guaio, questa è l'ultima volta che vi lascio Ilari, altrimenti. E io ho fame, vado a prendere altri crackers. Vabbè. Roma, parlo anche con te. Ma non facciamo niente. Non vi dovete muovere assolutamente da casa, avete capito? Ah papà, se devi rimanere qua, rimani, se devi andare via vai. Va bene, ma mi posso fidare, Ilari, guardami un po'. Mi posso fidare di te? Guarda che vi metto tutte in punizione, ok? No. Te specialmente, allora io vado. Saremo buonissime. Sicure? Sì. A dopo. A dopo, bye bye. Che noia però. Facciamo qualcosa. Cosa possiamo fare? Possiamo uscire a fare una passeggiata, dai. Andiamo? No, papà ha detto che non possiamo uscire. Ma dai, non lo diciamo. Che dici, possiamo uscire? Allora no. Però aspettate, mi è venuta in mente una cosa. Che idea hai avuto? Allora, oggi a scuola, praticamente un mio amico mi ha raccontato che qui vicino c'è una casa abbandonata dove si è detto che ci sono tipo mostri, fantasmi, cose del genere. E quindi ci volevamo già andare noi, dopo la scuola, solo che visto che non abbiamo niente da fare, possiamo andarci adesso, no? Non lo diciamo a mio padre. No, ma guarda che stavolta ci mette tutti in punizione. Ma no, ma non lo saprà mai. Lui è sordo. Non ne sono sicura di andarci perché è un po' pericoloso e rischiamo con papà, E se c'è un mostro come ci difendiamo? Io mi difendo, ovviamente, lei con cracker ce le lo tiro, sì. E scusa, secondo te un mostro si mette paura con il cracker? Sì, ma se io lo lecco così, gli fa schifo a lui. Le lo tiro proprio nell'occhio qua, corto così, punta, manca punta, e... Tosso. Per me iniziamo male questa avventura. Ragazzi, secondo voi dobbiamo andare? Scrivetelo nei commenti. Diteci se è pericoloso o no. Allora, mi raccomando, per andarci dobbiamo restare insieme, non dividerci. Capito, Ilari? Guarda, sta caduta. E tu dovresti venire in una casa abbandonata che è già caduta sola. Queste sono le scale della casa abbandonata. E credo che sia questa qua sopra. Quindi facciamo piano, va bene? Roma, perché hai portato il microfono, scusa? Perché qui c'è un microfono magico. E che poteri è? Non lo so. Questo è il potere che è che le devi tanto a sta così. Allora restiamo insieme e andiamo, va bene? Insieme. A me che bene. Scusa. Si ma siete in ma che rumori? Ma che rumori? Non sono sicura, posso passare. Ma sicura? Ragazzi, io credo che sia meglio che andiamo via. Va bene, si sta, Roma, andiamo. Ma che andiamo via? Allora, siamo arrivati qui, adesso. Non andiamo via. Parla con papà, guarda con papà. Papà, siamo a casa, sì, ci stiamo annoiando. Siamo a casa e siamo a con le bambole. Adesso se non andiamo, ciao, addio. Che... E ho paura, ragazzi. Ma che paura, dai, su. Va bene. Allora, questa apre probabilmente la porta, ok? Quindi, pronte? Andiamo? Ma sei sicura se c'è qualcuno? Ma che c'è qualcuno? Non ti pare che c'è qualcuno? Ma è chiusa a chiave. Allora, ci penso io, sono bravissima a scassinare le porte. Allora, lo chiave. Nicola. La chiave, ma non Nicola.
Mi c'è la chiave. Ci sono quasi. Nicole? Eh? Guarda. Partiti. Vai. Era sicuramente aperta. Facile. Allora dammi questo bastone. A me dammi il deodorante. Dammi il deodorante. Come mi difendo io? Fermami. Guarda, ci prego che noi richiudiamo a chiave. Che sta qua dentro. Però adesso chiudiamo a chiave così qualche mostro può entrare qua dentro. Non c'è nulla qui dentro. Aspetta. Guardate. È proprio una casa abbandonata. Ma è proprio sporco qua dentro. Cosa c'è qua dentro? No. Oh, forse questo è qua dentro, c'è un vampiro nano. Che c'è? Un vampiro nano. Un vampiro nano? Sì, sì, piccolo. Allora, guardala. Vabbè, sedia, guarda. Va bene, non c'è nulla qua dentro. Ragazzi, voi avete sentito qualcosa? È meglio se... Ragazzi, via via, ho visto qualcosa! È chiusa! No, perché io non ho chiuso a chiave? Ma che hai chiuso a chiave? Sì, prima! Se non fai entrare nessuno! No. Ma scusa, vuoi usare quel deodorante, no? Che non so fare il deodorante? Fai tu! Un TikTok in santa pace? Salve signore, io gli direi che è bravissimo a ballare, però si deve aprire la porta, grazie. Va bene, però dovete farlo tutti insieme con me e poi andiamo via per la porta e andare tutti via. Noi dovremmo fare un TikTok con te, bel mostro, bellissimo sei. Non sei un mostro, praticamente sei un ballerino. Scusa, ma tu sei quello della casa abbandonata? No. Ma ce l'hai con me? Sì. No, non sono io. L'ho visto passare, non sono io. Scusa, ma tu chi sei? Se hai la faccia blu, sei bellissimo, però chi sei? Come ti chiami? Vabbè, noi facciamo il TikTok e poi ci mandi a casa, va bene? Va bene. Allora, sentitemi, per me questa è una trappola, quindi facciamo così. Gli chiediamo di aprirci la porta e pure un pezzetto piccolo così,
Una di noi la apre la porta e noi scappiamo. Scusa, come lo fai a aprire la porta? Diciamo che dobbiamo fare un TikTok e ci siamo scordate il telefono fuori. Scusa, si può aprire un attimo la porta? Prima facciamo il TikTok, adesso si può aprire un attimo la porta, per esempio. Va bene, mi ha convinto, va bene. Prego, ecco io. Ma vi trovate subito, vi aspetto, Tu se mi vuoi aprire? Che cosa? La porta. Quale porta? Quella. Mamma mia, c'è una vista brutta. Roma. Ma lì? Oh no, non mi dire che è rimasta dentro col mostro. No. Aspettate, ora che facciamo? Dobbiamo andare a riprendere. Non possiamo rientrare. Roma e Stefano, che gli dico? Stefano, che gli dico? Sì, tutto a posto? Sì, stiamo facendo merenda. Ilari. Sì, ora te la passo. Fai la voce di Ilari, fai la voce di Ilari. Papà? Sì, sto bene. Sì, siamo a casa, stiamo facendo merenda. Merenda. Ok, a dopo. Ci hai creduto? Spero di sì. Ilari, finalmente ti ho preso. Adesso il tuo canale sparirà per sempre da YouTube. Notizia importantissima! Ho rapito Ilari, ebbene sì! Quindi da oggi il loro canale Stefano e Ilari sarà chiuso.